si può continuare così, non si può. Ma non si può continuare così, soprattutto, signori, se all'interno dei nostri paesi, all'interno dei nostri comuni non si verifica quello che è un po' un'introspezione, no? Generale rispetto ad alcuni temi molto molto importanti ai quali io sono molto molto legato. Quindi ben trovati, signori, questo è il... Sto scherzando. I'm joking. Allora, signori, bentrovati, benvenuti, buon inizio di fine settimana, anzi buon inizio di inizio settimana a tutti quanti voi. Eccoci, siamo giunti, abbiamo appena iniziato. Condividiamo queste belle, questa bellissima notizia, signori, perché merita di essere condivisa. Luca Giurato insegna: fatevi un esame di coscienza, facciamoci, oggi proprio va così, un bellissimo esame di coscienza, ma soprattutto condividete, buon di Just Smoke, buon di, buon benvenuto e buon inizio di settimana pure a te, sei arrivato giusto in quel momento in cui ci prendiamo 5 minuti a inizio live e condividiamo qualcosa di positivo, almeno noi, ci proviamo, quindi signori, il tema di oggi molto molto breve sarà proprio il river cleaning. Di fatto, che cosa è successo? Che un'azienda italiana crea uno strumento perfetto per ripulire fiumi dalla plastica, signori, per ripulire i fiumi dalla plastica. Chi altro è che vi porta delle notizie di questo genere? Buongiorno, bentrovati a tutti, signori. Quindi fatemi cambiare scena, vediamo se qua è tutto quanto a posto. Manco solo io. eccoci qua, signori, bentrovati. Allora mi sposto un po' in alto, a parte che non si cambia relativamente poco, però mi sposterei qua. Eccoci qua, signore. River cleaning, prendiamoci 5 minuti. Come va, Just Smoke? Tutto a posto? Prendiamoci 5 minuti per condividere qualcosa che potrebbe interessare l'umanità intera. A me piace iniziare le mie live appunto prendendomi 5 minuti in maniera tale da poter riflettere, ma soprattutto per poter appunto darvi quelle che sono delle notizie buone, perché sono sicuro che se guardate la TV, e sono sicuro che la TV la guardate, a parte... Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Future Gamer 89! Ben ritrovati dal vostro non Ciccio Gamer 89. Quindi, che cosa succede, signori? Eccoci qua, ci siamo giunti nel momento in cui faremo le sorti di questo pianeta. Di fatto, che cosa succede? Un'azienda italiana... Non si riesce a capire un cazzo! Che cosa succede? Si riesce a capire tutto perfettamente. Un'azienda italiana ha inventato river cleaning, quello che sembra essere un meccanismo perfetto per impedire ai rifiuti di plastica di raggiungere l'oceano. JD, tu che ci abiti, grande, massima stima JD. Anch'io non guardo grandi. E allora siete veramente una generazione di ragazzi super intelligenti. Anch'io non guardo la TV, penso, ormai da 12-13 anni, qualcosa del genere. Comunque, un'azienda italiana, signori, ha inventato river cleaning, quello che sembra essere un meccanismo perfetto per impedire ai rifiuti di plastica di raggiungere l'oceano. Una serie di dispositivi collocati nei fiumi, che non solo consentono il transito delle barche senza problemi, ma sono in grado di funzionare autonomamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun impatto sull'ambiente fluviale. Si tratta di una soluzione efficace al 100%, a basso costo. A basso impatto ambientale. Lasciatemi serio in questo momento, perdonateci. Eccoci qua, queste sono le immagini crediti riprese dal sito www.rivercleaning.com, che salutiamo, per il quale facciamo veramente i nostri vivi complimenti. Questi sono i meccanismi che sono stati inventati
da questa azienda tutta italiana, ma nel dettaglio vediamo River Cleaning è composto da una serie di boe che ruotano su assi alimentati dalla corrente naturale del fiume, galleggiando in una linea diagonale, i loro imbuti rotanti incanalano la spazzatura verso un punto di raccolto sulla riva. Le barche di passaggio devono solo attraversare a bassa velocità per evitarli, dopodiché le reti di ancoraggio li riporteranno nella posizione iniziale. Possono essere adattati per raccogliere diversi tipi di rifiuti e riescono a raccoglierne fino all'85%. Raga, dai, fate i seri, attenzione. Ma siamo noi che dovremmo sponsorizzare loro, JD. In realtà non mi sponsorizzano, anzi siamo noi che dovremmo sponsorizzare loro, sarebbero tutti i nostri comuni che dovrebbero sponsorizzare questo progetto. In realtà queste sono le immagini dei nostri carissimi signori. Che cosa succede? Che questa idea unica nel suo genere, riconosciuta e utilizzata a livello internazionale, ha ottenuto la certificazione di sostenibilità della Friend of Sea, dopo aver dimostrato che non solo offre una soluzione ecosostenibile efficace, ma rispetta anche il benessere della specie autoctone di pesci e di fiumi ospitanti. Abbiate pietà, perché questi ragazzi non sanno ciò che dicono. Allora, no, sto scherzando, signori, quindi veramente molto molto figo, molto molto figo. Vi faccio vedere anche questo breve video, che così ci rendiamo conto veramente di come funziona. JD, è molto importante, molto importante su spazi come questi, in realtà, condividere queste cose, secondo me. Perché il signor JD dice: ma io non lo farei se non ti danno almeno un euro. Ma chi se ne frega, cioè, anzi, molto molto importante. Questo è un po', a parte che mi sa che la qualità ce l'ho bassina, comunque, però non vedete proprio un cacchio. Allora facciamo così. Eccoci qua, almeno un 720, almeno ci capite qualcosa. 80% di plastica viene riversata tutti gli anni dagli oceani alla spiaggia. E questo è il meccanismo. The river cleaning system is based on a special scene. Vedi? The device rotates with river flow. Quindi, cioè, non c'è nessun spreco di niente. E questo è il risultato finale. Guardate che bellezza, signori. Guardate che bellezza. Capito, JD? Capito? Grazie alla rotazione tutti i rifiuti appunto vengono incanalati verso un unico spazio. Come potete vedere, anche le imbarcazioni ci possono tranquillamente passare sopra, ovviamente avendo cura di essere ad una velocità molto molto limitata. Ed eccoci qua che se dal nord al sud tutti i nostri comuni potessero, come dire, installare un meccanismo del genere, diciamo che per il vostro futuro, per il nostro futuro, per il futuro del pianeta, qualcosa magari, ma soprattutto per il futuro dei nostri oceani, qualcosa magari in più potremmo fare. Ed eccoci qua. Ovviamente come sempre io vi lascerò il link di riferimento sia sul Telegram che sull'Instagram, in maniera tale che voi possiate veramente condividere il più possibile questo articolo. È l'obiettivo, insomma, l'obiettivo. Ma allora tu non prendi niente, tu li sponsorizzi e loro si prendono 100.000 e tu niente. Mi sembra un po' la truffa, ma che no JD, loro si devono prendere i milioni, si devono prendere. Se vuoi morire prima che la terra muore, prima di te, no, beh, chiaro, cioè figuriamoci, ma io morirò molto prima, però guarda, ma che roba, cioè tu ti immagini, Juiez, anche tu, cioè io so che tu vivi un po' vicino al mare, immagina nel comune tuo installare una roba del genere, sarebbe molto molto figo, molto molto figo. Detto questo, signore, Madonna mia, caga sburrata, come va, buon pomeriggio, ma soprattutto benvenuto, buon inizio di settimana, abbiamo appena finito di condividere una piccola chicca.